Amiche, il tutorial di oggi è questa borsa di gran moda ispirata alla borsa Prada. Ovviamente, non ho realizzato il triangolino centrale. E ho cambiato un pochino le misure ma potete sempre realizzarla anche come quella originale basta fare i 30 centimetri se non sbaglio per 32 insomma poi potete variare perché quella originale ha semplicemente un giro solo di eh, maglia alta finale io invece ho realizzato due maglie alte e poi una riga di maglia bassa e questo poi dipende da come preferite io l'ho fatta leggermente più larga di 32 centimetri vi faccio vedere con il centimetro eccola qua 32 centimetri per 26 è più corta perché dovrebbe essere sui 30 o 32 centimetri. Comunque l'ho fatta leggermente più corta. Il punto è facilissimo da realizzare perché nel tutorial vi faccio vedere anche come si realizza il portacellulare: due tutorial in uno. Infatti, per l'avvio per la borsa sono 56 catenelle. Dobbiamo avviare come base. Invece, per il cellulare dobbiamo avviare 16 catenelle per cui abbiamo due avvii diversi, la sequenza è sempre la stessa. Ho lasciato quattro giri di righe di maglie alte. Andiamo poi a lavorare, ovviamente, il punto eh, che ci ricorda tantissimo, la borsa Prada. E poi andiamo a fare insomma la chiusura con maglia bassissima. Io ho realizzato poi questa, mh, questi manici, che, che sono abbastanza come Vedete, non molto elastici perché li ho lavorati in un modo diverso e ci stanno benissimo adesso l'ho appuntati ma li devo insomma finire di chiudere per quanto riguarda l'interno, io non la foderei assolutamente, metterei semplicemente una, una pochette una puscetta, vi faccio vedere il punto da vicino, eccolo qui, metterei sicuramente una puscetta interna poca poi insomma, potete inserire un bottone a calamita, potete variare le misure, vi ricordatevi sempre che il multiplo è di 4, adesso vi lascio tutte le indicazioni, ma anche sul mio blog passiamo a vedere il filato. Il filato che ho scelto per questo progetto è il Tai Italy: Color Glicine, sono 200 grammi a rocca io ho utilizzato il 3 e mezzo loro consigliano il 3 e il 4 sono 300 metri a rocca devo dire per realizzare una sola borsa ho cercato di, di far modo di non superare una rocca per cui se cambiate le dimensioni e la rendete più capiente oppure leggermente più alta dovete prendere sicuramente due rocche questo è quello che avanza per quanto riguarda questa misura il nostro progetto ho utilizzato l'uncinetto tre e mezzo. Per iniziare il nostro progetto dobbiamo avviare un multiplo di 4. Per cui per arrivare a un 32 cm come vi ho lasciato prima le misure, dovete avviare 56 catenelle per la borsa. Se vogliamo realizzare il porta cellulare, abbassano 16 catenelle di avvio. Ricordatevi che potete variare la misura calcolando sempre un multiplo di 4. Allora, adesso io ho avviato qui 16 catenelle. Vado ad avviare anche 3 catenelle. 1 2 3 entro nella quarta contando da sopra 1 2 3 4 vado a realizzare una maglia alta allora le 3 catenelle che abbiamo realizzato non contano come punto per cui il punto è questo questa non la prendiamo in considerazione adesso vado a lavorare tutte maglie alte per tutta la riga lavorando tutte maglie alte fino all'ultima catenella. In questo modo. Adesso ho lavorato tutta la riga, vado a lavorare la parte opposta senza fare nessun aumento, senza realizzare delle catenelle, per cui vado a prendere il filo entro nella catenella corrispondente quella sotto proprio speculare vado a lavorare una maglia alta e vado a lavorare ogni maglia alta e in... vado sempre a nascondere il filo dietro in maniera di rendere più pulito possibile il nostro lavoro se non riusciamo a lavorare bene perché ci tira un pochino il filo possiamo fare in questo modo tiro un po il filo in maniera di andare a lavorare sempre ogni punto corrispondente, per cui 16 maglie alte saranno di un lato e 16 maglie alte saranno dell'altro lato. Proseguiamo senza prendere il filo, insomma, quello che è in eccesso, che poi possiamo andare a tagliare, ecco qui: ricordate di non fare nessun aumento e neanche nessuna catenella aggiuntiva. Una volta che abbiamo lavorato l'ultima maglia, ricordiamoci che non dobbiamo fare riferimento alle 3 catenelle di avvio. Per cui per chiudere il lavoro vado a chiudere non nelle 3 catenelle che abbiamo fatto di avvio perché non contano come punto, ma vado a chiudere proprio nella prima maglia. Curvo un pochino il lavoro e vado a chiudere con una maglia bassissima. In questo modo qui già abbiamo un pochino fatto la nostra base vedete adesso vado a, re a realizzare un nuovo giro per cui 3 catenelle di avvio e vado a lavorare punto su punto maglie alte senza realizzare aumenti e senza realizzare catenelle per cui lavoro sempre punto su punto maglie alte per tutto il giro Una volta che avete chiuso sulle 3 catenelle, che ovviamente contano come punto, questa volta non contano all'inizio perché è stato fatto un avvio. Ma adesso le 3 catenelle contano come punto. Sono andata a chiudere con una maglia bassissima. Ricordatevi che contano come punto. Adesso vado ad alzarmi ancora di 3 catenelle. Qui potete decidere di andare a lavorare la parte bassa come la borsa cioè 4 io ho lavorato 4 giri di maglie alte proseguiamo sempre allo stesso modo una volta che abbiamo terminato i quattro giri con le maglie alte abbiamo chiuso sempre con maglia bassissima adesso iniziamo il punto dei triangoli vado ad avviare 1 2 3 4 5 6 7 catenelle vado a voltare il lavoro e il lavoro diciamo non dico al contrario però è così al contrario rovescio di lavoro e vado a contare 4 1 2 3 e 4 entro nella quarta maglia e lavoro una maglia bassissima catenella volto il lavoro al dritto vi ricordo che quando andiamo a lavorare i triangoli dobbiamo sempre lavorare al dritto ricordatelo perché mi è successo di andare a lavorare al rovescio per cui ve lo dico che può succedere di andare a lavorare al contrario adesso andiamo a prendere il filo e lavoriamo sulla prima catenella vado a lavorare una mezza maglia alta prendo il filo e lavoro una mezza maglia alta adesso vado a lavorare una maglia alta nella catenella successiva maglia alta ora prendo il filo due volte perché vado a lavorare una maglia altissima sulla catenella successiva su due su due asoline e vado a chiudere come vedete già si è formato. Ora vado a realizzare 3 catenelle 1 2 3. Volto il lavoro al rovescio conto 4 1 2 3 4 maglia bassissima catenella adesso vado a lavorare di nuovo la stessa sequenza per cui prendo il filo e entro nella prima catenella vedete 1 2 3 nella terza catenella e lavoro una mezza maglia alta prendo il filo entro sulla seconda catenella e lavoro una maglia alta di nuovo vado a lavorare una maglia altissima con due volte il filo sull'uncinetto entro nell'ultima catenella e lavoro una maglia altissima su due asoline su due asoline e vado a chiudere e abbiamo di nuovo il nostro triangolino 3 catenelle 1 2 3 volto il lavoro e conto 4 1 2 3 4 Entro maglia bassissima, ripeto tutto da capo. Catenella, ricordatevi, volto il lavoro al dritto e ripeto di nuovo la stessa sequenza. Sulla prima catenella, mezza maglia alta. Seconda catenella, una maglia alta. Terza catenella, una maglia altissima. Ripeto fino ad arrivare alla conclusione del giro. Che ora vi faccio vedere come si chiude e come si riavvia. Quando abbiamo completato tutto il giro, ci troviamo, vedete qui con le catenelle. E qui con le 3 catenelle che abbiamo fatto. Vado a realizzare una maglia bassissima. In questo modo entrando proprio qui al centro. E vado a realizzare una catenella. Che cosa faccio? Volto il lavoro in questa maniera qui. Ora vado a lavorare adesso il triangolo di nuovo per cui entro nella prima maglia prima catenella e lavoro una maglia una mezza maglia alta la seconda maglia che è la maglia alta appena l'ho terminata la maglia alta tiro il filo aspettate tiro un po più di filo perché voglio farvelo vedere vado su non la prima ma la seconda catenella che è questa non la prima ma la seconda entro con l'uncinetto prendo l'asola e la faccio passare e tiro ora vado a lavorare la maglia altissima entro nell'ultima catenella nell'ultima la lavoro Ops. Eccola qui, e tiro la solina. Mi la tiro in un modo eccessivo per farvi vedere. Allora, vado sulla catenella successiva dell'archetto. Vedete, quella successiva prendo la sola, tiro e la faccio passare. E abbiamo fatto di nuovo. Il nostro triangolino eccolo qui quando abbiamo chiuso la maglia volto il lavoro entro nella prima archetto e lavoro una maglia vedete bassissima come abbiamo fatto all'inizio catenella qui è una 2 3 4 5 6 7 rivolto il lavoro e vado in quello successivo cosa vado a lavorare una maglia bassissima ripeto tutto da capo per cui catenella e volto il lavoro adesso qui mi trovo delle maglie e vado a lavorare sulla prima maglia la mezza maglia alta come abbiamo fatto all'inizio e eh, non cambia assolutamente niente vado a lavorare di nuovo tutto da capo poi una maglia alta e poi la maglia altissima, adesso per un pochino di filo, ecco qua, e la maglia altissima. Vado sul punto successivo. Queste maglie che sono che restano, e come vi ho fatto vedere la chiusura, no? Quando andiamo a chiudere, ci andiamo a agganciare col nostro eh, triangolino. Adesso noi abbiamo realizzato il triangolo 3 catenelle, e ripeto tutto a capo: volto il lavoro e vado a lavorare al rovescio realizzo una maglia bassissima catenella e di nuovo il nostro triangolo come vedete è super facile non è diciamo si ripete sempre questo questa sequenza di andare avanti indietro avanti e indietro più che altro voltare il lavoro ed è facile adesso la maglia altissima e ho terminato il lavoro è semplicissimo Vado adesso a lavorare. Vado a lavorare una maglia altissima sull'ultima catenella. Eccola qui. Eccola qui. E proseguo come vedete il punto è sfalzato quando qui ci agganceremo qui per andare a fare la chiusura come vedete qui abbiamo realizzato un porta tiro un pochino un porta cellulare possiamo andare avanti io posso mettere la mia, la mia custodia ops del telefono come vedete ecco qui vado avanti e poi lascerò all'incirca che voglio lasciare arrivo fino a questo punto posso andare avanti per 1 2 3 4 5 anche 6 6, per cui no contando tutti sono 6, sì. conto per essere super precisa 1 1 2 3 4 5 6. Proseguo almeno per quanto riguarda il mio 6 e poi vado a fare una chiusura con due righe di maglie alte e una bassissima sia per la borsa e sia per il portacellulare che è facilissimo da realizzare. Come vado a fare la chiusura qui in questa parte qui? Vado a realizzare 4 maglie alte per ogni triangolo, per cui facilissimo, ve lo posso anche far vedere: super facile. Questo campione andiamo a realizzare 3 catenelle la prima non la conto perché ovviamente voglio andare a lavorare in un modo che sia pieno a eh? queste 3 catenelle non le conto queste tre d'avvio perché poi non mi viene proprio il numero il numero giusto per cui vado a lavorare una maglia alta la seconda vedete la vado a prendere proprio al centro maglia alta la terza Entro proprio nel nodo della maglia altissima, ecco qui. E poi l'ultima, entro proprio nell'ultima. Vedete, poi si assesta. Eh? Poi vado in quello successivo e comunque ne vado a lavorare 4. Per cui ne lavoro 4 maglie per ogni triangolino. Non devo fare altro che lavorarne 4 e il gioco è fatto, non è niente di, eh, di complicato assolutamente, vedete poi insomma porta cellulare, potete anche alternare insomma quadrati i rettangoli, non quadratini rettangoli con, um, con delle maglie alte come preferite allora il pannello che abbiamo già realizzato che ho realizzato il pannello della borsa possiamo farla anche più grande o più piccola con 56 catenelle abbiamo diciamo sui 32 centimetri sono 32 centimetri ma possiamo lavorarla anche più stretta andiamo a togliere ricordate di togliere casomai 4 catenelle vediamo il numero io mi sono fermata non la voglio io la voglio più un pochino più larga 26 centimetri 26 centimetri ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 giri con il triangolo, ma per me la voglio più larga e leggermente più stretta, però diciamo che quello originale è più stretto e più lunga, è sui 30 cm, mi sembra per sui 32 se non sbaglio, adesso non ricordo bene, però quello in base ai vostri gusti. Adesso noi dobbiamo andare a realizzare i manici. Per iniziare a, a realizzare i manici in base a quanto li vogliate lunghi, 60 cm, 50 cm, quello poi lo decidete voi. Io ho avviato un centinaio di eh, catenelle, ovviamente ehm, sto attenta al numero perché poi devo fare il secondo manico. Vado a lavorare semplicemente a maglie basse. Allora, come abbiamo fatto l'inizio, solo a maglie basse eh, dall'inizio fino giro anche il lavoro, casomai faccio un aumento. All'ultimo e, e vado a lavorare. Che comunque non deve essere: scusate, non ero eh, proprio a fuoco. E non deve essere assolutamente un, un manico molto insomma importante o largo, per cui deve essere abbastanza fino. Per cui lo vado a realizzare adesso all'andata. Farò un aumento semplicemente alla fine e poi lavoro alla parte opposta. Vi faccio vedere. Quando siamo arrivate all'angolo vado a realizzare una maglia in più perché comunque siamo all'angolo. Realizzo un'altra maglia per poter iniziare a lavorare tutte le maglie che si presentano. Vedete come abbiamo fatto all'inizio? Qui ho fatto semplicemente un aumento per rendere un pochino più tonda questa parte quando andiamo a cucire vado a nascondere la codina e lavoro sempre a maglia bassa. Come vedete, siamo è abbastanza robusto, devo dire, eh? vi faccio vedere. Eccolo qui. In questo modo. Eccole qui, le ho realizzate, sono lunghe 60 cm con 100 catenelle di avvio, vi faccio vedere. Partendo, non riesco a prenderla tutta, però eccola qui. Eccola qui, sono sì, 59, ma tiro bene, arriva a 60 cm. Per cui abbiamo le, preso bene le misure. 60 cm per me va bene perché, vedete, insomma, me la possiamo rendere un pochino lunga. Adesso le vado a puntare e le cuciamo. Adesso la appuntate con dei spellini e poi le vado a cucire proprio qui al bordo. Io le vado a cucire con l'ago o potete cucirle con l'uncinetto se preferite oppure del filo nylon come siete abituate senza problemi. Come vedete è molto carina, anche le dimensioni sono abbastanza, eh, diciamo, capiente, non è proprio piccolissima come vedete, non è proprio piccola. Potete mettere una pochette dentro oppure mettere un bottoncino all'interno come che poi andate ad inserire dentro una, una pochette e potete utilizzarla sia per il mare, la potete utilizzare insomma una borsa come preferite facile, veloce da fare e molto originale. Allora, spero che questo tutorial vi sia piaciuto, super super facile e veloce. Lasciatemi qualche commento sotto e non dimenticate di iscrivervi al canale. Allora, io vi saluto e ci vediamo sempre lunedì venerdì con i tutorial, mercoledì podcast e poi il video della domenica. Baci